Mira Cuba, l'arte del manifesto cubano dal 1959. Questa è la mostra promossa dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Pordenone in collaborazione con Associazione in Movimento, che sarà inaugurata sabato 28 settembre alle ore 17:30 negli spazi espositivi in via Bertossi, Parco 2. Alla presentazione era presente l'Assessore alla Cultura del Comune di Pordenone, Claudio Cattaruzza. È una mostra che riguarda la grafica, i manifesti che sono stati prodotti a Cuba dal 59 ai giorni nostri, quindi testimoniano un'effervescenza di un periodo artistico e creativo che, al di là delle implicazioni ideologiche o politiche che possono esserci state, ha espresso livelli decisamente elevati che hanno influenzato e sono stati influenzati anche dall'arte occidentale. Mira Cuba è una mostra che raccoglie per la prima volta al mondo un numero così elevato di materiale che dal 59 è stato prodotto nell'isola cubana. Si tratta di una serie di opere che rappresentano una fetta di storia non solo politica ma anche artistica di un'isola che riesce a esprimere attraverso le sue figure una capacità di vivere non indifferente. Come già accaduto per Pordenone Legge, dove c'è stata una mostra dedicata a Gianluigi Colin, che aveva a che fare con i problemi e le problematiche della comunicazione, qui c'è un qualche cosa dedicato al cinema in larga parte, per cui è una manifestazione che va a collegarsi direttamente con le giornate del cinema muto che si inaugureranno la prossima settimana, e quindi un'altra volta si fa sinergia fra diversi soggetti in ambito comunale del fatto che Pordenone rimanga al centro dell'attenzione culturale del panorama nazionale.